Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo prodotto. È la Comet della Omer. Era da tanto che non realizzavo una video recensione o comunque parlavo di attrezzature in generale, però siccome noto spesso, forse troppe volte, che la gente mi chiede informazioni su qualsiasi tipo di attrezzatura, forse è meglio che ricomincio a fare video anche di questo tipo. Come per le precedenti video recensioni, parlerò degli aspetti positivi e negativi di questa torcia e ovviamente parleremo dei costi, dei materiali, di come è fatta, di come funziona, di cosa mi piace e di cosa non mi piace, ma passiamo nel dettaglio. Allora, questo è in tutta la sua totalità la torcia. È composta da materiali comunque abbastanza accettabili, con un buon grip di gomma qui nel laterale, plastica e ghiera in alluminio con tasto di plastica e cinturino per il nostro polso in gomma. La torcia si smonta nella seguente maniera: si svita la prima ghiera, si svita la seconda ghiera in plastica. E poi si fa uscire il corpo del LED. Cominciamo subito con gli aspetti negativi di questa torcia. È perché secondo me certe cose potrebbero essere migliorate. Allora, cominciamo subito col dire che questi due componenti, secondo me, dovrebbero essere uniti. Nel senso, questa ghiera dovrebbe essere un tutt'uno con la ghiera in plastica. Cosa mi è successo? Dopo un paio di pescate non sono più riuscito a svitare questa ghiera in plastica perché si era totalmente serrata al corpo della torcia. E ho rischiato poi di romperla perché l'ho dovuta forzare tanto per aprirla e sostituire le batterie. Altro aspetto negativo è realizzata in plastica che si graffia facilmente. Questo secondo me dovrebbe essere almeno realizzato in vetro. Altro aspetto negativo, voi direte, minchia, quanti ce n'è? Sto oggettivamente parlando di questa torcia. Altro aspetto negativo, penso abbastanza soggettivo, è che sin dal primo momento, online e nei libretti di istruzione, la torcia si accende sia in questa maniera che in questa maniera. A me si accende soltanto in questa maniera. Insomma, il tasto di accensione funziona in due sensi, ma la mia torcia funziona soltanto in un senso. Però comunque funziona e quindi me la tengo. All'interno della torcia possiamo inserire quattro batterie di tipo AA da 1,5 volt, che ovviamente non sono fornite nella confezione. Il fascio di luce ha un'intensità di 340 lumen e ha un'autonomia di 5 ore di luce continua e 15 ore di luce intermittenza. Ultimissimo aspetto negativo, se così si può dire, e poi passiamo subito con gli aspetti positivi, è che il fascio di luce è troppo concentrato al centro. Mi viene difficoltoso quando illumino le tane, illuminare le tane con luce di riflesso. Devo per forza proiettare il fascio in tutta la tana. E ciò mi ha dato non poco fastidio. Però comunque la luce è buona, è abbastanza forte ed è, tra virgolette, accettabile. Aspetti positivi, subitissimo il costo ha un buono rapporto qualità-prezzo. Con 40 euro, euro più, euro meno, riusciamo ad acquistare una torcia LED abbastanza performante. Anche se sì, con qualche problemino, però 40 euro per una torcia LED, secondo me, sono un prezzo buono. Altro aspetto negativo, è abbastanza leggera, si impugna facilmente e si accende facilmente con un minimissimo sforzo. L'ultimissima cosa che mi ero dimenticato, il fatto che non abbia un ritorno, il tasto, dopo l'accensione, un ritorno automatico allo spegnimento, ha fatto sì che spesso e volentieri me la sia dimenticata accesa. Comunque, in definitiva, è un prodotto che secondo me, può essere acquistato con tutta tranquillità, dopo che si sanno determinate cose. Il problema della ghiera si può ovviare incollando la ghiera in alluminio a quella di plastica. Insomma, questi piccoli problemi sono risolvibili e poi tutte queste soluzioni faranno di questa torcia una torcia, secondo me, abbastanza affidabile. Ragazzi, spero che questa video recensione vi sia tornata utile per un vostro futuro acquisto. Spero il video vi sia piaciuto, dimostratemelo con un like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Venitemi a trovare nella pagina Facebook e al prossimo video. Ciao!